Ciao a tutti, benvenuti anche oggi nel mio canale, anche oggi per un video musicale che è dedicato al Festival di Sanremo. Ripercorriamo la storia del Festival di Sanremo, tutte le sue edizioni una per volta e ne approfittiamo per celebrare la canzone che è arrivata al terzo posto del Festival di Sanremo. Allora dunque, il Festival di Sanremo del 1981, questo è il Festival di Sanremo che ci raccontiamo oggi, con tutte le curiosità, con tutte le cose che succedono dentro questo Festival di Sanremo, dietro le quinte e davanti alle quinte. Vi racconto la storia del Festival di Sanremo del 1981. Il 31esimo Festival della canzone italiana si tenne al Teatro Ariston di Sanremo dal 5 al 7 febbraio dell'81. Fu condotto da Claudio Cecchetto alla sua seconda conduzione consecutiva, affiancato da Eleonora Vallone, rimasta impresso nell'immaginario collettivo per molte gaffe durante le tre serate, e Nilla Pizzi, quest'ultima in veste di madrina per i 30 anni della manifestazione. Si aggiudicò la vittoria il brano Per Elisa, eseguito da Alice, pseudonimo di Carla Bissi, coautrice del brano insieme a Franco Battiato e Giusto Pio. Per lei ti metti in coda per le spese, e guai è che non te ne accorgi. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi, lei ti lascia e ti riprende come quando vuole lei, riesce solo a farti male. Viva la viva la viva la non è più viva lei. Al secondo posto di questo Festival di Sanremo arrivò Loretta Goggi con Maledetta Primavera. Al terzo posto Dario Baltambembo con Tu cosa fai stasera. Il paroliere Paolo Amerigo Cassella piazzò due sue canzoni nei primi tre posti, essendo due brani composti con la sua collaborazione. Questa edizione riportò la manifestazione all'attenzione del pubblico, dei mass media e soprattutto degli acquirenti di dischi, riportando in classifica un numero massiccio di canzoni dopo qualche anno di modesti riscontri. In particolare a vendere molto furono Alice e Loretta Goggi e chiaramente I ricchi e poveri con Sarà perché ti amo, che si rivelarono tre hit internazionali, vendendo tutte quante milioni di copie in Italia e anche all'estero, divenendo ben presto tre evergreen della musica italiana. Inoltre la compilation di quell'anno fu la prima della storia a imporsi fra i dischi più venduti, in quello che sarà poi un costante crescendo di anno in anno. Altre canzoni di questa edizione che riscossero un buon successo furono Ancora di Edoardo De Crescenzo, Non posso perderti di Bobby Solo, Questo amore non si tocca di Gianni Bella e Pensa per te di Marcella Bella. Grandissimo successo fu ottenuto anche dalla sigla di quell'edizione, la celeberrima Gioca Jouer, cantata da Claudio Cecchetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare. Spray. Macho. Jackson. Campana.
Ok. Baciare. Capelli. Saluti. Saluti. I ricchi e i poveri furono protagonisti di una vivace polemica. Marina Occhiena, appena uscita dal gruppo a causa di divergenze con l'altra componente femminile, Angela Brambati, rivendicò di poter partecipare anche lei alla gara con un tempestivo ricorso in tribunale, che venne accolto. Durante le prove della prima serata del festival, il gruppo fu costretto a esibirsi nella storica formazione A4, ma poi la Occhiena decise di defilarsi e dunque i ricchi e poveri gareggiarono con la nuova formazione A3, mantenuta poi fino al 2016. Non meno vivace lo scandalo dato in diretta televisiva da Fatty Buster Bloodvessel, corpulento leader e fondatore dei Bad Manners, presenti in qualità di ospiti. Bloodvessel, al termine dell'esibizione di Lorraine, mostrò per un istante il fondo schiena al pubblico in favore di telecamera, costringendo Claudio Cecchetto a ricordare alla platea allibita che il nome del gruppo Bad Manners significava proprio appunto cattive. Con l'edizione del 1981 la Rai tornò a trasmettere integralmente anche in TV tutte le serate in diretta, cosa che sarebbe accaduta poi fino ai giorni nostri, dopo che dal 1955 all'80 la diretta televisiva era stata riservata solamente alla serata finale della kermesse. E dopo 8 edizioni in cui la trasmissione televisiva era stata riservata solamente all'ultima serata, mentre le altre erano diffuse soltanto in radio, tranne il 78 che non ebbe neanche la radio. Anche Massimo Troisi avrebbe dovuto partecipare al festival con 3 interventi in veste di comico, ma poco prima di andare in onda decise di non apparire a causa dei tagli richiesti ai suoi monologhi dei dirigenti Rai, memori degli scandali causati da Benigni l'anno precedente. L'avrete riconosciuto, Massimo Troisi, già lanciatissimo con il gruppo La Smorfia, adesso tutto solo. Come mai ospite di un festival della canzone? Ma, la verità lo sapete, sì. Perché a fine febbraio esce un film, no? Esce il mio film che si chiama Ricomincio da 3. E allora appunto, prima ero Smorfia, ora invece sono da solo, e allora per lanciare, per promuovere questo film, sono venuto a Sanremo. Così dico, ma la gente mi vede, dice, com'è simpatico, adesso fanno a breve pure un film. Ecco, ma allora, questa sera che cosa puoi fare? Tu sei capace di fare tutto, hai piena libertà di poter far tutto. Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto, perché sai, il paese sta in una situazione così, e allora mo sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli e Carducci. E siamo alla classifica dei 100 dischi più venduti del 1981. Nella classifica annuale dei 100 dischi più venduti, Sanremo era presentato da ben 12 canzoni. Una di queste però non era in gara, ma era la sigla del Festival di Sanremo, ossia la Gioca Jouè di Claudio Cecchetto. Le canzoni che partecipano a questo Sanremo sono 28 e quindi 11 più 1 arrivano anche nella classifica dell'anno. La canzone più venduta di Sanremo dell'81 sarà Perché ti amo. Questa è la canzone dei ricchi e poveri che si posiziona al numero 6. Al numero 7 la sigla Gioca Jouè di Cecchetto e al numero 8 Maledetta Primavera di Loretta Goggi, la canzone che arriva al secondo posto. Al numero 22 nella classifica dei dischi più venduti dell'anno Alice con Per Elisa, la canzone che vince Sanremo dell'81, e al numero 39 Non posso perderti di Bobby Solo. Al numero 42 Ancora di Edoardo De Crescenzo. Al numero 53 Tu cosa fai stasera, la canzone che arriva al terzo posto di Dario Baldambem. Al numero 58 Roma spogliata, Luca Barbarossa. Al numero 60 Questo amore non si tocca di Gianni Bella. Al numero 71 Hop Hop Somarello di Paolo Barabani. Al numero 80 E la barca non va più, la canzone di Orietta Berti. E al numero 86, 87 Pensa per te, la canzone di Marcella Bella.
1981, un anno ricchissimo di grandissimi successi, una classifica dei 100 dischi più venduti dell'anno, inutile che ve lo dica, piena di grandi successi, uno più famoso dell'altro. Ci terrei a citare le canzoni più importanti, Oh My On, che poi sarà la canzone più venduta dell'81 di Mica Costa, e Enola Gay, Woman in Love di Barbara Streisand, e Amore Solitaire di Lio, e Betty Davis Eyes di Kim Carnes. Poi Cicale, Ether Parisi continua a far successo con le sue sigle, Chi fermerà la musica dei Pooh, Donatella Rettore, che vince proprio quell'anno il Festival Bar, Cerva Primavera di Cocciante, Galeotto Fulcanotto di Renato Zero. Poi ci sono altri successi veramente importantissimi come The Winner Takes It All, la canzone degli ABBA, che sarà l'ultima canzone fra l'altro degli ABBA. Una canzone, grande nuovo successo di Mina, come la canzone di Celentano, Innamorata e Incavolata Vita, che poi sarà la colonna sonora del suo più grande successo anche al cinema con il suo film. E in questa classifica ci tengo anche a sottolineare il grande esordio, l'esordio di Christian, arriva finalmente nella classifica di dischi più venduti dell'anno, poi arriverà anche a Sanremo per svariate volte, lo vedremo nei prossimi anni, con Daniela, e poi l'esordio e il grande successo del Alberto Camerini con la canzone che si intitola Rock and Roll Robot. Il Festival di Sanremo del 1981, questo è il Festival di Sanremo dell'81, uno dei festival di Sanremo della rinascita, io oserei dire anche, almeno fino a questo punto, forse il Sanremo che ha fatto più successo, comunque che ha ottenuto più interesse da parte del pubblico, dei mass media, delle televisioni. Quindi la radio c'è sempre, chiaramente, che manda in onda le serate in contemporanea con la televisione, ma per la prima volta il Festival di Sanremo viene dato nella sua interezza, cioè per l'intera durata, e quindi tutte e tre le serate vengono date al Festival di Sanremo e comincia a diventare in realtà uno show televisivo, non solo un festival di canzoni. E da qui in poi, insomma, avrà questa trasformazione fino ai giorni nostri, che poi è diventato veramente uno show assolutamente in tutti gli effetti. Allora, il Festival di Sanremo dell'81 è organizzato come sempre da Quindi Spay e dal Grande Ravera, che organizza questo Festival di Sanremo e porta questo Festival di Sanremo, la creme della creme del momento della musica. E ci sono anche degli esordi inaspettati, diciamo, anche artisti che avevano un leggero oblio e che poi ci stupiscono con delle canzoni che diventano poi dei pilastri e delle evergreen. Un esempio su tutte, Ricchi e Poveri con Sarà Perché Ti Amo, oppure Bobby Solo, No Non Posso Perderti. Ci sono veramente delle cose veramente eclatanti in questo Festival di Sanremo. Allora, Festival di Sanremo che vede anche degli esordi importantissimi, ci tengo a citare Dario Baldambembo, grande cantautore e autore per altri italiano, esordisce finalmente finalmente perché uno dei miei preferiti è Edoardo De Crescenzo. C'è l'esordio di Fiorella Mannoia con Caffè Nero Bollente, esordio non fortunatissimo di Franco Fasano, ma poi si rifarà negli anni a venire. L'esordio di Gianni Bella, io dico esordio al Festival di Sanremo perché poi già aveva grandi dischi all'attivo. L'esordio di Giocchiarello, fra l'altro, arriva al Festival di Sanremo. L'esordio di Loretta Goggi, nonostante la sua carriera già immensa, lunghissima, va per la prima volta a Sanremo nell'81. Poi lo presenterà, poi riparteciperà, insomma la vedremo di nuovo in varie vesti. Luca Barbarossa debutta fra le nuove proposte, dopo aver vinto Castrocaro, se non sbaglio, con questa canzone Roma Spogliata, e c'è l'esordio del grande Michele Zarrillo, un esordio fortunatissimo fra l'altro, che anche se non vi farà vendere veramente tantissime copie, perché poi i successi più grossi arriveranno più tardi, però sarà un esordio importante che li farà incidere il suo primo album, tra l'altro bellissimo il suo primo album, se non sbaglio si intitolava Starabanda, credo che si intitolasse così. Poi c'è l'esordio fortunatissimo di Barabani,
e l'esordio di Tom Hooker con una delle canzoni più brutte che saremo ricordi, ma Tom Hooker poi diventerà un importantissimo esponente della musica dance, della musica dance anni 80. Allora, al Festival di Sanremo del 1981 la scenografia di questo Sanremo sarà abbastanza semplice, ci saranno contenuti tecnologici, scale lampeggianti a ritmo di musica, è la prima volta che succede, diciamo che probabilmente è la prima volta che Sanremo ha una scenografia così luminosa e così veramente veramente anni 80, ecco, intendiamoci, veramente molto anni 80. Fra gli ospiti di questo Festival di Sanremo ci sarà Lio, ci sarà Mario Merola, pensate, Alberto Sordi sarà ospite di questo Sanremo, sarà ospite anche Milva, Charles Aznavour, i Bad Manners, ma l'abbiamo già visto, i Dire Straits, Robert Palmer, e poi ci sarà Barry White, anche lui grande esponente della musica disco, ormai una musica disco in declino, ma comunque sempre un personaggio molto molto importante. Il Festival di Sanremo del 1981 ha un terzo posto, come già vi ho raccontato, e il terzo posto è il grande disco di Dario Valdambembo, una canzone veramente bellissima. Lui farà qualche altro Sanremo poi negli anni 80. Questa canzone però è veramente meravigliosa e si intitola Tu cosa fai stasera, e sarà la canzone che arriverà al terzo posto di questo Festival di Sanremo. Il podio sarà composto da Alice prima, Loretta Goggi, scusate, al secondo posto con Maledetta Primavera, e poi ci sarà appunto Dario Valdambembo, che arriva al terzo posto del Festival di Sanremo dell'81. Io vi lascio con questa terza posizione, vi ringrazio per la visione e vi aspetto al prossimo video dedicato alla storia del Festival di Sanremo. Ciao Dario!